Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono appena andata a fare la spesa da Selex e quindi ho pensato di farvi vedere un video cosa compro alla spesa, spesa fit, perché è un supermercato ma mi piace tantissimo, quindi non vedevo l'ora di farvi questo video. Poi voi in tantissime me l'avete chiesto e quindi ho detto vabbè, adesso anche se sono le 9 di sera, sono entrata da pochissimo, ho detto lo faccio questo video perché voglio approfittare appunto per darvi qualche consiglio e magari voi potete darlo a me di spesa fit, quindi su cosa comprare al supermercato per stare in forma. E in questo supermercato trovo tante cose proprio buone, di qualità, e mi trovo davvero davvero bene, ragazzi. Allora inizio a farvi vedere le cose che ho preso e che prendo sempre, e poi magari qualcosa più particolare. La marmellata, questa qua light, è quella che io prendo, quella che io prendo sempre, ed è la marmellata Hero Light senza zuccheri aggiunti. È veramente buona, mi piace tantissimo, la metto sul pancake a colazione oppure nello yogurt, ha pochissime calorie ed è consigliata appunto in una dieta fit. C'è fragola, lamponi, ciliegie, sono tutti buonissimi. Un'altra cosa che compro spesso in questo supermercato, ma si trova un po' ovunque, è questo tonno. Tonno leggero, mi piace tantissimo perché a differenza di quello là con l'olio, non ha quel sapore che è pieno d'olio e diventa anche indigesto, e non è neanche al naturale che è troppo secco, ha giusto un pochino d'olio che lo rende molto buono. E un altro tonno che mi piace, che prendo spesso, è questo qua, questo al naturale della marca Calippo, e lo trovo meno secco, meno stopposo, anche essendo al naturale lo trovo più gradevole, più soffice rispetto agli altri. Un'altra cosa che prendo spesso sono questi qua, queste cose sono le cose che io uso nelle emergenze, cioè quando non ho tempo di cucinare, piuttosto che mangiare schifezze, mi preparo questi qua. Ad esempio questo è il salmone al naturale, tipo come il tonno, però è salmone ed è molto buono, perché considerate che ha comunque pochi grassi, e sono comunque grassi del salmone, che comunque fa molto bene. Lo metto ad esempio in insalata, lo metto sulle gallette e ho mangiato qualcosa di sano. Ho preso appunto, ricollegandomi, queste qua, le gallette. Allora, c'era un altro pacco di... ecco, lo faccio davanti. Allora, le gallette che prendo io di solito sono o di riso o di mais, stavolta non le ho trovate, quindi mi sono adattata e ho preso però due cose che veramente mi hanno attirato tantissimo: le risette, riso scotti, riso e mais, quindi se, queste sono assieme riso e mais, e queste qua che invece sono con riso rosso e riso nero basmati, cosa che non avevo mai visto prima, troppo carine, che appunto sono fatte con il riso basmati. Il riso basmati è una cosa che io mangio spesso nella mia dieta, infatti l'ho preso anche, dov'è? L'ho preso il riso basmati perché è una mia fonte di carbo che prediligo. Voi mi chiedete spesso come fai a contare i macro, a contare le calorie. Allora vi spiego questa cosa: io non conto le calorie, non conto i macros, ma nel mio piano, perché mi faccio seguire comunque da un personal e comunque seguo comunque la dieta di un nutrizionista, oppure io stessa mi preparo la mia dieta perché ormai so cosa mangiare, quindi ho delle grammature più o meno da rispettare di proteine, di carboidrati, e quindi so che la mia quantità di carboidrati è quella la mattina, quella a pranzo, quella negli spuntini, eccetera. Quindi mangio sempre carboidrati, e le mie fonti appunto che prediligo come carboidrati sono il riso basmati, e appunto perché, soprattutto perché si cuoce in fretta, mi piace tantissimo questa cosa che si cuoce in fretta, anche quello integrale va bene, ma ragazzi ci vuole un'eternità per cuocersi, quindi io preferisco il basmati, piace anche molto come sapore, e le gallette appunto che vi ho fatto vedere. Invece per la colazione ho sempre le gallette o le fette biscottate integrali o anche cereali integrali. Come cereali, visto che ci sono, ve li faccio vedere. Questi li ho comprati la volta scorsa. Prediligo questi qua, ve li consiglio: Fitness frumento avena integrali, hanno dei valori molto buoni, appunto essendo integrali sono molto buoni e sono molto molto
croccanti, piacciono tantissimo. L'unica cosa che sono una droga, non riesci a mangiarne, non so, 50-60 grammi la tua quantità di carboidrati, ma ne vorresti di più perché sono troppo buoni. Io adoro la colazione con latte e cereali. E come latte, appunto, che collegamenti sto facendo, sembra tipo l'interrogazione del professore, presente quando devi fare i collegamenti fra le varie materie, no? Era troppo figa sta cosa e dovevi fare gli schemi e collegare con l'argomento e passare da una materia all'altra. Va bene, come latte, ragazze, lo sapete, il mio preferito è questo qua, il cocco. Ma una novità è questo, e questo latte io l'ho trovato solo in questo supermercato Selex. Fatemi sapere se l'avete trovato altrove. Alcune ragazze nei commenti, poiché io faccio molte storie al supermercato anche su Instagram, seguitemi su Instagram Carlita Dolce, dove sono molto attiva anche nelle storie. Questo alla mandorla senza zuccheri aggiunti. È difficile trovare un latte vegetale, ragazze, che non abbia zuccheri aggiunti, che non abbia grassi aggiunti, eccetera. E questo è senza zuccheri. Però alcune mi avevano detto non sa di nulla, non sa di nulla, quindi ero rimasta un po' male. Però devo dire la verità, l'ho provato e non è male, è un gusto molto semplice, sì è vero, senza zuccheri aggiunti, quindi è molto semplice, però mi piace. E appunto c'è a mandorla e a cocco, però c'è scritto, sono onesti, gusto delicatamente dolce, cioè specificato, non aspettarti nulla, perché io non amo le cose molto dolci. Questo mi piace moltissimo, sia mandorla che cocco, e forse stanno superando il mio preferito al cocco, quindi li bevo entrambi. Come yogurt ho preso questo qua vegetale, che anche questo qua è senza zuccheri ed è al cocco, perché io amo il cocco, e ho preso questo qua. E poi ho preso il 2 phage, sto prendendo il 2, già ve l'avevo detta questa cosa, perché lo 0 lo trovo troppo acidulo, troppo aspro, e a volte un po' indigesto, quindi a meno che non si debba fare qualche dieta proprio drastica, il 2% di grassi è una percentuale così bassa, anche perché anche in questo qua, se consideriamo, qua ci sono 3,4 grammi di grassi, quindi è pochissimo comunque, è low fat, quindi voglio dire comunque è dietetico, e vi posso assicurare che questo 2% lo rende più gradevole, molto più cremoso, più, meno aspro e più buono. Quindi vi ho dato questa notizia, e per renderlo ancora più gradevole aggiungete un po' della marmellata che vi ho fatto vedere prima. Poi ho preso, vabbè, legumi di questa marca mi piacciono molto, li prendo spesso. Poi si trovano parecchie cose, anche dell'arce nero, che è una marca di cibo bio che a me piace tantissimo, e ho preso appunto i pisellini dell'arce nero. Poi ho preso le uova, prendo sempre queste qua che sono appunto uova fresche biologiche e non costano tanto e sono molto buone, le prendo sempre. Poi ho preso queste spezie sempre della marca Selex, sono molto buone anche le spezie, sono molto pratici anche i contenitori. Poi ho preso questo succo, adesso l'ho preso, uva rossa, lampone, fragole e sambuco, questo è zero, senza zuccheri aggiunti, quindi ve lo consiglio se vi piace il succo di frutta, però dovete stare attenti a quelli là confezionati perché sono ricchi ricchi di zuccheri e schifezze. E invece questo qua è molto leggero, è tipo un'acqua alla frutta, dai, molto molto leggera, molto buona, però bevuto freddo è buono, e c'è anche diversi gusti. Poi cos'altro ho preso? Ah, vi volevo far vedere questa cosa, la feta, che ho scoperto c'è anche la versione light ed è molto meglio, perché la feta mi piace molto, però comunque è molto grassa, se voi osservate è un formaggio molto grasso, infatti c'ha 20 grammi di grassi, che è veramente tantissimo. E ho trovato questa qua che è magra e light, e c'ha 7 grammi di grassi, quindi molto più accessibile, e proteine neanche di più, anche 21 grammi di proteine, quindi ha più proteine e meno grassi, quindi ottimo, se la trovate prendetela. Poi ho preso l'altra mia fonte di carbo che vi dicevo prima, oltre che sono basmati le gallette, c'è la pasta integrale che mi piace molto, e infatti ho preso questa qua, queste sono dei spaghetti spezzati integrali, sono molto molto carini questi qua, da fare ad esempio con i legumi, oppure da fare con il parmigiano tipo pastina, brodosa, comunque sono molto buoni, e soprattutto quando sono piccolini risultano molti di più, quindi sembra di mangiare di più, è troppo buona, questa cosa è una figata. Poi ho preso il salmone affumicato, che è una cosa che spesso in frigo appunto per quelle emergenze lo metto in insalata. Poi ho preso un po' di pesce, questo magari ve lo faccio vedere dopo, ve lo inquadro perché sennò adesso faccio un macello. Compro spesso pesce fresco,
che mi piace tantissimo ed è la cosa più sana, quindi cerco di alternarlo per non mangiare troppo pollo e tacchino. E poi come verdure ho preso le fragoline, questo qua, questo è anche una figata, questo è un succo di limone di agricoltura biologica, questo è molto buono, noi siamo pieni di limoni, però a volte ci finiscono e quindi entra in emergenza lui, che veramente sembra di premerti il limone, è buono buono buono. E questo qua lo bevo anche al mattino appena mi sveglio, è proprio una doccetta interna ed è buonissimo. Poi ragazze, cetrioli, che sono anche questi qua come verdure che ce li ho là, se non ho, finisco l'insalata, finisco tutto, mi mangio questi qua, me li mangio così, sono buonissimi. Ho preso il basilico, ho preso insalate di tutti i tipi perché io sono patita di insalate, valeriana, il cavolo bianco, che si può mangiare sia crudo che cotto. Poi cosa ho preso? I pomodori, altri pomodori che metto nelle insalate, le carote julienne, anche queste le metto nelle insalate, oppure se faccio una pasta, il riso con le verdurine piccoline, ci butto due di queste dentro. I pomodorini, questi sono troppo carini, sia rossi che gialli, sono carini, a volte anche per variare sembra che mangi cose diverse. Limoni, appunto vi ho detto che siamo pieni di limoni. Ho preso il sedano. Il sedano è un alimento super detox, mangiato il sedano anche così, oppure le insalate, oppure ad esempio fate un po' di pollo, provate, mettetelo dentro a pezzettini per da sapore ed è molto detossificante. Poi ho preso il cioccolato fondente, wow, che è una cosa che non può mai mancare. Ho trovato questo qua all'85% di cacao, che ha proprio degli ottimi valori, ha solo veramente pochissimi carboidrati, comunque buoni valori, e ha 85% di cacao, quindi una buona quantità di cacao. Poi ho preso la zucca già a pezzettini, io vado molto per queste cose già pulite, già lavate, già a pezzettini, perché sono molto più pratiche. E altra insalata, questa mi piace tantissimo, questa insalata mista, misticanza, è la mia preferita. Il prezzemolo, i cuori di lattuga e poi ho preso un po' di pollo, questi sono involtini di pollo, di solito prendo il petto di pollo, però adesso per variare ho preso questi qua. Adesso vi faccio vedere il pesce, vi mando un bacio, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like se vi piacciono i video della spesa, vi voglio fare un nuovo video cosa mangio, vi vorrei fare, quindi magari fatemi sapere se vi fa piacere un video cosa mangio aggiornato e lasciate tanti like così capisco che volete il video cosa mangio. Vi mando un bacione, fatemi sapere nei commenti altri supermercati che vi piacerebbe, di solito lo sapete vado spesso anche al Lidl, insomma cerco di variare, però davvero questo mi sta piacendo un sacco. Vi mando un bacio, ciao family! Ecco qua il pesce che ho preso, guardate che bello, allora ho preso questi spiedini, sono troppo troppo buoni e dentro appunto c'è salmone, tonno, ci sono vari tipi di pesce. E poi c'è questo qua che è il pesce spada, i gamberi, è buonissimo. Guardate qua che pesce fresco che c'è, vero amore? Si trattano sempre benissimo, sono troppo buoni questi spiedini e questo pesce spada veramente è freschissimo. Va bene, ciao ciao, buon appetito, c'è anche Pupi che vuole la mia attenzione, vero mamma? Ah, guardate, vi faccio anche vedere la cenetta che ho appena preparato, guardate che bella tavola che ho preparato, qua ci sono spiedino, uno e mezzo, cetrioli e noodles, anche per Dario, poi le verdurine, cetriolo e rucola, e ho messo i gamberi con un po' di avocado e sale e peperosa, scusate, e qua c'è la mia salsina fatta con limone, salsa di soia, peperosa, prezzemolo. E poi mettiamo quest'olio per pesci arrosto. E la nostra cena fit è pronta. Buon appetito! Yummy! Mm.